Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo un attimo di infertilità maschile. Tra i termini, tra le descrizioni che possiamo avere nel nostro spermiogramma, talvolta si trova la parola di necrozoospermia. È chiaramente una parola che allarma e infausta da un punto di vista descrittivo. Andiamo a capire che cosa si intende. Allora, chiaramente nello spermiogramma ci sono tantissime variabili. Non è un esame predittivo, però alcuni parametri dobbiamo chiaramente averli a mente e saperci confrontare. Essenzialmente, ci sono dei quadri in cui vi è l'assenza di spermatozoi. Allora, questi spermatozoi sono assenti perché non sono prodotti, sono assenti perché non riescono a raggiungere l'eiaculato per delle componenti di tipo ostruttivo. Talvolta abbiamo numerosi spermatozoi immobili. Allora, qui dobbiamo capire se sono legati a una scarsa mobilità per problematiche della coda e quindi per la presenza di eccessivi stati ossidativi, di una alterata attività mitocondriale, o se sono invece spermatozoi non vitali. Ecco, la necrozoospermia è l'assenza di spermatozoi perché gli spermatozoi sono non vitali, sono morti, scusate questo termine poco attinente, nell'epididimo e quindi non riescono a raggiungere il liquido seminale. Vi è un'assenza per una sofferenza a monte. Ecco quindi il primo consiglio di ripetere lo spermiogramma almeno una o due volte prima di fare una diagnosi così estremamente sicura e spesso fuorviante. Andiamoci ad assicurare che non vi sia una necrozoospermia. Ci sono dei test valutativi, il test Alleusina, no? Qui quindi permette di valutare eventualmente se presenti ma immobili gli spermatozoi e con questa colorazione si riesce a identificare. Lo spermatozoo non vitale assorbe il colorante, quindi per definizione, secondo le linee guida, una quantità superiore al 58% di positività indica che siamo in un quadro di necrozoospermia. Quindi questi spermatozoi sono immobili e non vitali. Per quale motivo? Ma essenzialmente le cause principali dobbiamo sempre ricercare su un eccessivo stress ossidativo a carico dell'ambiente seminale, quindi sicuramente stati infiammatori o infettivi delle vie seminali possono causarlo, come anche talvolta la presenza di anticorpi, antispermatozoo, legati magari a pregressi traumi, anche infantili, la presenza di un criptorchidismo, intendo traumi testicolari chiaramente, come non possiamo escludere importanti gradi di varicocele responsabili di sofferenza testicolare. Queste chiaramente sono le cause principali della necrozoospermia. Non dimentichiamo che anche un'eccessiva astinenza potrebbe creare un ambiente epididimario non più favorevole alla maturazione e sopravvivenza dello spermatozoo, quindi astinenze, tempi eccessivamente lunghi possono essere responsabili di necrozoospermia, che si intende, lo ripeto, la presenza di spermatozoi non vitali a livello dello spermiogramma. Sono tanti i dettagli, e ripeto, non dobbiamo focalizzarci su una percentuale. Chiaramente in una necrozoospermia riconfermata al secondo spermiogramma, dobbiamo cercare le cause, se infettive, curarle con i classici approcci preventivi e, se serve, anche antibiotici. Nei casi di problematiche vascolari da eccessivo, da varicocele grave, l'intervento potrebbe risolvere brillantemente, come chiaramente in alcune condizioni di stato infiammatorio cronico, patologie sistemiche che possono creare un ambiente non favorevole alla maturazione e sopravvivenza dello spermatozoo. In casi estremi, tecniche, chiaramente sì, ci incanaliamo sulle tecniche di fecondazione assistita, si andranno a ricercare nel testicolo gli spermatozoi vitali con le tecniche di tese e microtese. Farò un video su quanto può influire l'astinenza sulla qualità del liquido seminale a breve, nei prossimi giorni. Intanto vi saluto, auguro a tutti una ottima giornata e ci vediamo al prossimo video.